filetti di trota con impanatura di erbe aromatiche. Per fare i nostri filetti di trota impanati con erbe aromatiche ci serviranno 2 filetti di trote che io ho tagliato in 4, olio evo, 2 fette biscottate, io ho preso un tipo integrale molto rustico, del pan grattato, curry, erba cipollina, prezzemolo, maggiorana e aglio in polvere, 2 cucchiai di farina 00, un po' d'acqua, sale. Se le friggiamo, olio per frittura, va bene anche un seme di arachidi o di soia. Se invece le facciamo al forno, olio extravergine di oliva. Io ora sfiletterò la mia trota. È ovvio che, insomma, se avete il vostro pescivendolo di fiducia, ve lo fate fare da lui. Io vi faccio vedere come si fa. Allora, per levare un po' quella sensazione di limo, limosa che ha la trota, io ci metto un po' di sale fino e me la gratto un poco, una specie di scrub per la trota, in modo che è meno scivolosa e si leva quella specie di mucchetto. Chiaramente è stata già pulita ed eviscerata, la finiamo di pulire bene dentro e poi la passiamo a filettare. Allora, va da sé che non è la cosa più facile del mondo. Io mi incomincio a fare una tacca qua e una tacca qua, poi mi apro qui. Dovete vedere di trovare un coltello che sia flessibile quando fate questa cosa. La nostra trota ha delle spine belle potenti, quindi dovete sicuramente stare. Ecco, adesso vi accompagnate, vedete, con il coltello leggermente verso l'alto. Ecco qui. Il più è fatto. Abbiamo fatto il nostro primo filetto, eccolo qui. E adesso rigiriamo e facciamo la stessa cosa. Taglio. Taglio di qua, mettiamo il coltello sotto, sempre verso l'alto, e ci siamo creati il nostro secondo filetto. Ora con una pinzetta, anche delle ciglia va bene, ci leviamo tutte le spine. Con santa pazienza, anche perché la trota ce n'è abbastanza, non è che ce n'è poche. Vedete? Questo è un lavoro di pazienza che ci dobbiamo mettere e fare, perché sennò, se la comprate dal pescivendolo, beh, non so se lui ve lo farà, però ci dobbiamo mettere e levarcele tutte. Un po' con la pinzetta, un po' con le mani e ci facciamo questo lavoro. Levate le spine, io sto pulendo, diciamo, da tutte quelle aline, aluzze che c'ha, e lo faccio con la forbice perché mi è più comodo. Questo finale qua noi lo possiamo anche levare, tanto è più pelle che altro, in modo da fare il nostro filetto bello pulito. Ecco qui, adesso ce lo leviamo anche da qui. Io preferisco farlo con la forbice, che mi viene più preciso. Ecco qui, ce lo raddrizziamo, qua è drizzato. Controlliamo sempre se ci sta qualche altra spina. Io le sento ancora sotto le mani.
Le dobbiamo fare in questo modo, perché è l'unico modo per sentirle. Eccola qua. Ma mi sembra che le ho levate tutte. Qua ce n'è ancora qualcuna. No, tutto a posto. Allora adesso possiamo passare a fare la nostra panatura. Io li farò in questo modo, li taglio, qui, li faccio, diciamo, un po' più piccoli. E ci lascio chiaramente la pelle sotto perché dà compattezza. Incominciamo col prendere il nostro pan grattato e le nostre fette biscottate. Io le rompo con le mani perché devono essere grossolane come tipo di... Diciamo che il nostro pan grattato già è bello fino, invece queste devono essere rustiche, diciamo, come... Ecco qui. Mettiamocene un'altra. Ci prepariamo la panina. Ci mettiamo tutti i nostri aromi, l'aglio. E poi passiamo a fare, diciamo, lo strato di farina e acqua per poter far attaccare la nostra panina. Ecco qui. Ho fatto la mia pastella, vedete, è molto molto fluida. Ho messo acqua, farina e un poco di sale. Ho messo, anzi, metto anche un po' di sale nella mia panur. Poi ci metto prezzemolo. Poco di curry, non molto, la maggiorana, anche questa me la metto sulla mano in modo che riesco a vedere quante ne metto. Benissimo. Un poco di erba cipollina. Mi mischio tutto. Che bello odore. Ci mettiamo anche il nostro aglio. E adesso passiamo ad impanare. Allora io prendo la mia pastella. Sotto c'è la pelle, quindi sono dei filetti con la pelle. Sotto non la mettiamo la nostra pastella, mettiamo solo sopra. Sotto verranno leggermente dorati, ma non devono venire, diciamo, impanati proprio bene bene bene, per intenderci. Giusto una passatina così. Impaniamoceli bene. Facciamo di nuovo così. Ecco qui. E adesso ci facciamo tutti gli altri. Ora che ce li siamo impanati tutti, prendiamo un altro po' di pan grattato e ce lo mettiamo sopra. E pressiamo. Deve venire una bella panur doppia. Ecco qui, adesso ci facciamo un'altra passata di prezzemolo, di questo secco che io uso, che è praticissimo. Un altro po' di erba cipollina. Ed è pronto. Adesso o li friggiamo o li mettiamo al forno. Questa cosa io l'ho mangiata, questo tipo di panur, in un locale in Belgio, un locale dove si facevano pesce e patate, fish and chips.
E vi assicuro che è eccezionale, sia col salmone che con la trota, ma anche con il nasello. Veramente splendida. E adesso passiamo a questo. Ho messo uno strato di olio nella mia teglia da forno e ora ce li posiziono. Se li dovete friggere, mi raccomando, in abbondante olio. Ecco qui. Facciamo così e ci mettiamo questo. E adesso ci vuole un altro filo. Evitare che insomma l'olio vada di più da una parte e meno da un'altra. Io faccio in questo modo, mi inumidisco bene la mano e li comprimo in modo che vengano oleati tutti allo stesso modo. E adesso li inforniamo. Mi raccomando, mettete un forno abbastanza forte, un 200 gradi, in modo che si cuociano subito, perché sennò tendono a seccarsi, cosa che non succede chiaramente se li fate fritti. Ecco i nostri filetti di trota impanati con erbette, pronti per essere serviti. Buon appetito a tutti!